Michele Falco, editore e titolare della Falco Editore. La casa editrice nasce nel 2004 e ad oggi abbiamo già circa 500 titoli in catalogo. Siamo presenti, me ne ha convinta, quest'anno alla fiera Più Libri qui alla Nuvola e abbiamo presentato proprio ieri il nostro libro di punta della dottoressa Antonella Giordano, che è Bagliori tra le nuvole, tra le altre cose in una sala Vega gremitissima. Il nostro libro di punta è anche il più venduto della casa editrice. Noi, la nostra azione editoriale converge soprattutto su due generi fondamentali: il primo di inchiesta, un'inchiesta che fonda la propria azione sulla legalità in generale. Quindi noi abbiamo sede a Cosenza e quindi partiamo ovviamente dallo studio approfondito sull''Ndrangheta e sulle organizzazioni criminali in generale, e cerchiamo di promuovere ed editare quello che non si è già detto. In molti casi diventa una controinformazione rispetto alle tante edizioni, ormai troppe forse, riguardo a questo argomento. E poi curiamo in maniera prevalente anche la narrativa storica, e che rappresenta per noi, ma per la storia insomma, italiana, un genere molto apprezzato almeno dal nostro pubblico. Per quanto concerne le prospettive, gli orizzonti futuri, sicuramente sono in cantiere diverse collane che si apriranno soprattutto nel settore universitario, quindi sotto forma anche di saggistica, e soprattutto cerchiamo di affrontare in un mondo editoriale sempre in evoluzione, in continuo cambiamento, sposando dei nuovi modi promozionali di distribuzione che ci consentiranno certamente di affrontare il mercato del libro e di incrociare le lettrici e i lettori in maniera assolutamente più coerente e più consono rispetto alle aspettative attuali.